Ecco, buongiorno a tutti. Riprendiamo allora dalla osservazione numero 614. È un'osservazione che riguarda la classificazione degli edifici. Immagino ve la ricordiate, si tratta di un fabbricato all'inizio del centro storico di Fibbiano Montanino, che è stato oggetto di considerazione almeno un paio di volte. Il parere dell'ufficio è di accoglimento. Bene, favorevoli? Tutti. Osservazione 615. Questa invece è un'osservazione cartografica che ha parere di accoglimento, di parziale accoglimento, scusate, da parte dell'ufficio, di parziale accoglimento. E riguarda la zona in prossimità dell'area parcheggio centrale, insomma. La proposta comporta una modifica degli elaborati cartografici di piano. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 616. Riguarda la previsione normativa speciale, la scheda norma collegata del consorzio, vabbè, insomma, della zona industriale di Capezzano Pianore. Il parere dell'ufficio di parziale accoglimento. Sì, sono, va bene. L'unica cosa che volevo dire su questa è il fatto che l'avevo già fatto presente alla commissione, che era importante veramente raddoppiare quella strada che c'è, che collega, ci fu già una discussione, mi ricordo, che collega le bocchette al ponte di Al Sasso. Sì, io l'ho già fatto presente e lo rimarco con forza perché quella lì potrebbe essere una bella valvola di sfogo. Capisco anche tutto quello che avete detto nella passata commissione, ma io resto della mia idea lì, la strada per me va raddoppiata perché una strada si può utilizzare e può veramente decongestionare anche la strada provinciale. Io dico, va bene questa osservazione, ma il parziale accoglimento, ma andrebbe anche come chiede peraltro peraltro si chiede in questa osservazione che ci sia il raddoppio di questa strada. Io la raddoppierei quanto prima. Va bene, immagino che il consigliere chieda l'iscrizione a verbale dell'intervento. Sì. Ok, metto in votazione il parziale accoglimento a questo punto. Favorevoli? Tutti. Osservazione 617. È una scheda norma che riguarda una previsione a vado. No, scusate, a camaiore nei fondi. E in esito all'accoglimento dell'osservazione è stata redatta un'apposita scheda norma. È favorevole? Graziano, non t'ho visto. Ok. Osservazione 618. Questa è di carattere normativo. Comporta una modifica il suo accoglimento, come da parere dell'ufficio, dell'articolo 40 delle norme di piano.
Metto in votazione chi è favorevole? Tutti. Osservazione 619, parere istruttorio dell'ufficio di non accoglimento. Riguarda una scheda norma già prevista anzi no. L'istituzione di fatto di una scheda norma che prevedrebbe impegni di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, quindi non compatibile con questa fase del procedimento e comunque con gli strumenti sovraordinati del PIT e della legge regionale. Ne abbiamo trovate di simili e il parere è analogo di non accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 620. È un'osservazione di carattere normativo che non viene accolta dal parere istruttorio dell'ufficio. Nel caso di specie si fa rilevare che la richiesta di cambio di destinazione d'uso su questo specifico fabbricato contrasta sia con la disciplina della legge regionale, sia con quanto stabilito dalla disciplina di cambio di destinazione d'uso del piano operativo. Favorevoli? Tutti. Osservazione 621. Siamo a Lido di Camaiore. Riguarda una previsione speciale, una scheda norma. Con la modifica a seguito dell'accoglimento dell'osservazione degli indici dei parametri urbanistici e della configurazione cartografica dell'area. Favorevoli? Contrari, astenuti. Iacomini ha votato favorevole. Bene. Osservazione 622, un'osservazione normativa invece questa. Siamo nella frazione di Orbicciano. La richiesta riguardava la possibilità di adeguamento, allargamento di una viabilità esistente con delle specifiche progettuali, diciamo così, che non sono oggetto della disciplina del piano operativo, in quanto l'adeguamento dell'esistente è consentito a delle condizioni urbanisticamente a condizioni edilizie che vengono disciplinate da regolamento. Favorevoli? Tutti. L'osservazione 623 è quella dell'Ordine degli Architetti. La vedete come nel caso di quella dei geometri articolata punto per punto nelle deduzioni istruttorie dell'ufficio. Si tratta di interventi normativi in particolare che producono effetti distribuiti nella norma a seconda dell'accoglimento o del parziale accoglimento o del non accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 624. Riguarda una scheda norma. L'osservazione non è accolta. Buongiorno. Sì. Hai il microfono acceso, Riccardo, per favore.
Sì, scusate, ma ero al telefono, che siete andati avanti? No, no, ho semplicemente introdotto Sì. l'osservazione 624 che Sì. riguarda una scheda norma, in realtà l'introduzione di una scheda norma per la previsione di un'area che appunto non è esterna al. È interna al perimetro del territorio urbanizzato, ma è in contrasto e non può essere impegnata dal punto di, scusa, è esterna dal perimetro del territorio urbanizzato e il cui impegno produce, come al solito, aspetti di contrasto con la legge regionale e con il PIT. Quindi stesso tipo di valutazione istruttoria da parte dell'ufficio di non accoglimento. Appena rientrano Graziano e lo Iacomini si mette in votazione. Manca Graziano. Eccola. Allora, metto in votazione la 624. Chi è favorevole al non accoglimento? Tutti. Osservazione 625. È una scheda norma che ha praticamente lo stesso tipo di istruttoria e anche lo stesso tipo di richiesta, di fatto. Siamo tra l'altro nelle immediate vicinanze della precedente. Istruttoria dell'ufficio di non accoglimento, favorevoli? Beh. Osservazione 626 riguarda la classificazione degli edifici. L'ufficio non accoglie, ritenendo coerente la classificazione proposta in fase di adozione, quindi di edificio recente, e la posso mettere in votazione. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 627 riguarda una scheda norma. L'ufficio non accoglie. La valutazione che è stata fatta rispetto alla proposta che viene evidenziata riguarda l'impegno di una porzione di territorio urbanizzato, che però non viene ritenuta da parte della Commissione, come anche dell'ufficio, di particolare interesse pubblico strategico, e anche in mancanza di opere di interesse pubblico di carattere perequativo. Istruttoria di non accoglimento. Non ci sono articolazioni di parere. Chi è favorevole? Tutti. 628 è un'osservazione normativa di classificazione degli edifici. Non risulta accolta. Non risulta accolta e in parte si rimanda chiaramente per quello che chiede nel dettaglio progettuale degli interventi sul fabbricato al regolamento edilizio, mantenendo la classificazione proposta in fase di adozione. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 629. È un'osservazione normativa e cartografica, è di carattere generale per quel che riguarda la normativa e per quel che appunto non accolta perché è in contrasto con la legge regionale, per quel che riguarda la parte cartografica, dà un'indicazione, diciamo, di specificazione della pista ciclabile sulla Via Italica che è già contenuta all'interno della cartografia del piano operativo. Favorevoli? Questa è quella che si chiese di cambiare l'istruttore o mi sbaglio io? Non me lo ricordo, ufficio? Forse era perché c'era parziale accoglimento, il parere mi pare Il si chiese di parere. cambiare. Ah, sì. Sarà cambiato questo. Pare di sì, perché dunque io so. Ufficio, se volete di qualcosa, se no. Volevo dire, scusa, faccio un controllo. È la 629? Sì, va bene, comunque si può riguardare, tanto va bene.
No, no, aspetta, guarda subito. Cartografica 629. Sì, aspetta. No, no, io l'ho sempre non accolta la 629. Allora, però c'ho una nota, Sì. aspetta. Eventualmente cambiare in parzialmente accolta, chiesto da Rugani. Ma io mi ricordavo questo, infatti. Manola, ci Io. si era concentrati sul fatto, mi ricordo qualcosa che non ho gli appunti dall'ufficio, che riguardava il secondo punto, visto quando chiede che venga prevista la pista ciclabile, no? Mi sembrava che se n'era ragionato, perché su quella via lì c'è una pista ciclabile, c'è prevista sul piano, forse è per quel motivo lì che si è detto diamogli forse il parzialmente accolta. Sì, io mi Perché loro ricordo che allora era così. Infatti c'era il parere da cambiare. se, siccome cioè, l'istruttoria resta quella, la valutazione istruttoria, manca soltanto il parere. Se l'ufficio ritiene di cambiare il parere, immediatamente, mi sembra che non ci sia difficoltà, si rivota il parzialmente accolto. si può fare, la pista Bene. ciclabile è arrivata adesso, è indicata Ok. nell'osservazione, già indicata, allora cambiamo il parere, va bene? E lasciamo la stessa istruttoria. Sì, Bene, quindi infatti diventa ricordavo questa parzialmente cosa. accolta. Allora rimetto in votazione su questa proposta dell'ufficio, l'osservazione 629 che è parzialmente accolta. Favorevoli? Bene, grazie Riccardo per il contributo. 630. È un'osservazione normativa. Dunque, sì, viene citato erroneamente, è riferito nell'istruttorio riferimento di legge e gli interventi che possono essere applicati al tipo di fabbricato recato dall'ufficio, dall'osservante in contributo sono disciplinati dal piano ai sensi della legge regionale, così reca l'ufficio, non accogliendo l'osservazione. Chi è favorevole? Bene, 631 è un'osservazione cartografica. La cui proposta non risulta conforme rispetto alle indicazioni generali del PS e del PO per quelle partizioni spaziali, si segnala tra l'altro che la titolarità e la facoltà di presentare l'osservazione da parte del soggetto è dubbia. Favorevoli? Non accolta. Ultima osservazione, 632, poi si passa alle altre che erano rimaste da vedere, è di carattere cartografico. È parzialmente accolta, scusate, da parte dell'ufficio, con una modifica della sede all'edificio che viene indicato in osservazione. Favorevoli? Tutti. Bene, a questo punto si torna alle osservazioni della cartiera. Ufficio, la 500 e quella precedente, qual era? La richiesta che era pervenuta dal commissario era quella di dissociare le richieste Allora, sì, allora, dell'osservazione istruttoria. l'osservazione 351 riguarda allora, lo scorporo degli edifici, quelli storici, e la perimetrazione della loro proprietà, eliminando la proprietà della provincia. Questo è la 351, mentre la 500 riguarda appunto tutto il discorso della volumetria a Capezzano e a Lido. Quindi l'atterraggio, le volumetrie d'atterraggio L'atterraggio, della perequazione. Ok. esatto. Il parere dell'ufficio in ognuno dei due casi è di parziale accoglimento. Ok. Se non ci sono interventi, metto in votazione entrambi. No, no, volevo Riccardo? capire. Sì. Vai. Sì, scusa, aspetta.
No, volevo capire, allora la 351 è quella che fa riferimento allo scorporo, alla riperimetrazione di alcuni edifici, se non mi ricordo, storici che vengono tolti, no? Sì, Da quest'area. sì, sì. Va bene, quindi ok, io sulla 351 sono favorevole anch'io. Ok, allora intanto votiamo quella. Osservazione 351, favorevoli al parziale accoglimento. Riccardo? Sì, no, L'hai no, favorevole. dichiarato, va bene, sì, ok. 500. Se vuoi ridire, Antonella, così intanto. Sì, invece, infatti la 500 riguarda proprio tutto il discorso dell'atterraggio delle volumetrie a Capezzano e al Lido di Camaiore. Sì, io l'avevo già fatto presente, a me io trovo l'intervento spropositato, secondo il mio punto di vista, a favore del privato rispetto a quello che noi otteniamo. È una mia valutazione, quindi sono favorevole nel termine dell'intervento, che reputo sia una bella opera di riqualificazione dell'area, e la condivido, ma non mi trovo d'accordo con la perequazione. Io quindi non la posso votare. Onestamente, ragazzi, non è che però è un principio, mi sembra qualcosa va fuori dalla mia coscienza. Quindi favorevole all'intervento, ma non trovo giusta la perequazione. Ci sono altri interventi? No, allora possiamo procedere con la votazione. Osservazione 500 riguarda quella scheda norma di cui si è parlato fino a questo momento. Parere dell'ufficio di parziale accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? R contrario, gli altri favorevoli. Dunque, Antonella, Dimmi. qual è l'osservazione di quell'azienda che è l'ultima che a questo punto ci resta da vedere? Allora, è l'osservazione 85. Ora io vi faccio vedere come abbiamo concordato con Fabrizio Cinquini l'ampliamento. Abbiamo rivisto quello che voi ci avevate chiesto, no? Di fare uno sforzo maggiore per consentire un adeguato miglioramento dell'attività. L'ampliamento allora, valutando, vi faccio vedere come Cinquini ci avrebbe proposto di modificarla. Non c'è la modifica perché stanno convertendo tutti gli allegati in PDF e ci vuole un po' di tempo. Io vi faccio vedere sullo schermo come verrà modificato. Poi voi, se nella commissione, prima del Consiglio Comunale, volete rivederlo, senz'altro ce l'abbiamo. Ok? Vabbè, come tutto il resto della cartografia, che Ok, va chiaramente bene. non è parte di osservazione di quel tipo. Va bene. Allora, vedete qui, allora, il giallo è l'osservazione, va bene? Noi, lo vedete il tratteggiato in nero? Ok, sì. Tutto questo che è qui dentro verrà messo in B2. Ok, l'attuale Verrà invece puntinato l'attuale, sì, era più il stretto. puntinato è più ristretto, ok, è Va bene. chiaro. È chiaro. È chiaro, ma io non, per me non è proprio chiaro. No, è chiaro nel senso, allora viene eliminato tutto questo dente, Il dente, tutta questa profondità. perché ci abbiamo incluso, non so se vi ricordate nell'ortofoto, che c'è tutto il piazzale dove lui parcheggia le Sì. macchine. Qui abbiamo incluso la parte urbanizzata, perché abbiamo chiuso questo dente.
Insomma, mi sembra insomma lo sforzo sia stato, non so, ora volevo sentire anche Simone se ha un'opinione, che forse lui c'è ancora qui dentro, mi sembra lo sforzo sia importante. Guardate, con molta trasparenza io ho interloquito su questo con l'ufficio e anche col Cinquini. E sono stato io, non è che mi voglio prendere il merito di nulla. Ho detto, ma visto che c'è una parte urbanizzata, no, rappresentata dal piazzale, ma almeno quella ce la possiamo mettere. Ecco, questo mi sono limitato a dire. Alla fine i tecnici hanno convenuto che fino lì ci si poteva arrivare, insomma, è ragionevole, non c'è niente di strano. Però onestamente più di questo non mi sembra si possa fare, quindi non mi voglio pigliare nessun merito, volevo semplicemente dirvi com'è andata. Ho raccolto quello che veniva da tutta la commissione e abbiamo fatto, io credo, il massimo possibile. Cioè io, questo infatti anche era una mia sensibilità, questa di andare incontro alle esigenze di questa azienda produttiva. Va benissimo, mi auguro che poi in futuro si riesca veramente a mettere in sicurezza tutto il fiume Camaiore, in modo che venga ridotto quel rischio che è determinato dalla velocità dell'acqua, come mi diceva l'assessore, e dal battente. Perché magari lì possano prevedere un ulteriore sviluppo in futuro. Ora, per non danneggiarle, è bene fare questo, per non creare, magari non facendo, non approvando questa osservazione e approvando una scheda norma che poi dopo possa essere bocciata, come si diceva in commissione, da parte, mi sembra, del genio. Quindi, cioè, Esatto. per non penalizzare ulteriormente, io sono favorevole a questa Esatto. scheda. Bene, mi sembra si sia trovata la quadra fra le possibilità che avevamo, più ragionevole e più auspicabile. Se poi le va la condivisione, la metterei in votazione a questo punto, Antonella. Bene. Osservazione 85, parere di parziale accoglimento con modifica cartografica che abbiamo visto. Chi è favorevole? Tutti. Allora, assessore, abbiamo finito. Io ho proposto come ordine dei lavori, in ragione di quello che mi ha segnalato l'ufficio, cioè dell'esigenza di comunicare alla Commissione prima del passaggio consiliare gli esiti della procedura di VAS, che l'osservazione di ufficio in quella sede, in ragione del fatto che vengono comunque ricontrollate le varie parti che compongono il piano, allegati, possa essere presentata e votata in quella circostanza, quindi in una commissione immediatamente precedente. Non ho altro da dire, se è condiviso questo ordine dei lavori. Non ti Allora, sento? il procedimento di VAS, salvo diciamo sorprese, si dovrebbe concludere il 14. Quindi, se siete d'accordo, si potrebbe riaggiornarci immediatamente dopo il 14. Tra l'altro, quella potrebbe anche essere l'occasione, insieme all'osservazione d'ufficio, per valutare, diciamo, la proposta, chiamiamola sindaco. Sul Cavanis, nel senso che ora poi ci confronteremo con Manola e anche col segretario comunale, ma come vi avevo anticipato, lì c'è una delibera di giunta che deve essere ancora approvata, ma lo facciamo insomma a breve, nella quale si dirà all'ufficio, no, di recepire quelle modifiche che il sindaco ha illustrato in commissione. Quindi credo, Manola, che diventi una delibera che integra, no, l'osservazione d'ufficio, non è che modifica l'osservazione d'ufficio, però la integra. Quindi secondo me è corretto che quando si vota l'osservazione d'ufficio, no, si dia conto alla commissione che oltre all'osservazione d'ufficio c'è anche, no, questa ulteriore richiesta di modifica che l'ufficio fa in funzione di quello che gli chiede, diciamo, l'amministrazione, in modo che magari sull'osservazione d'ufficio ci possa essere un voto che riguarda anche questa modifica che viene proposta dalla giunta. E quindi potremo, dopo il 14, no, prendere atto, diciamo, dell'esito della VAS e esprimere un parere sull'osservazione d'ufficio.
quella è anche l'occasione forse per farvi vedere il testo delle norme tecniche di attuazione come modificato alla luce di quella discussione che abbiamo avuto sugli edifici numero 1, perché correggetemi se sbaglio, voi quelle modifiche non le avete viste, nel senso che diciamo, l'amministrazione si è presa degli impegni attraverso la mia persona, però poi non avete avuto la restituzione, diciamo, nel testo di quello che ci siamo detti in quella sede, è corretto, no? Se non vado errato, quello che ho detto. A me sembra che l'hanno già avuta, che l'hanno già No, avuta. no, Manola. No, no. No, Manola. No. No. La formulazione delle condizioni, diciamo, come dire, no? Sulle pertinenze, via, su quello che riguarda. Non sto parlando della discussione che abbiamo già fatto, ma semplicemente di far vedere alla Commissione come abbiamo studiato quello che è stato. La forma che ha assunto, certo. Esatto. E quindi direi di aggiornarci per queste Ma cose. scusa Qui, se Simone, siete non ho d'accordo. capito io. Cioè, su quella discussione è stata modificata la normativa? Sì. Io quel giorno mi sono preso l'impegno di fare una serie di cose. Su quell'impegno che mi sono preso, abbiamo provato a scrivere delle modifiche nella Ah. norma. È chiaro che voi le dovete vedere. È giusto, hai ragione, infatti non avevo capito che era stata modificata la norma. Ecco, ok. E quindi mi sembra la cosa migliore, mi sembra, dopo il 14, magari ci aggiorniamo nei prossimi giorni in modo che io sono sicuro dei tempi della VAS, dopo il 14 si fa una commissione sull'esito della VAS che vi si dice semplicemente qual è, perché non è che abbiamo potere di intervenire, lo fa l'autorità competente che è un soggetto diverso dall'ufficio, quindi insomma lì vanno recepite quelle indicazioni, ma non credo verrà fuori nulla di che. Per quello che mi riesci di capire. Poi il testo delle norme sulla base di quella discussione che abbiamo fatto e la votazione delle osservazioni d'ufficio in funzione anche della delibera di giunta Cavanis. Okay? Dopodiché abbiamo finito tutto, ci sarà l'espressione del parere, diciamo, globale, ma quello quando la pratica è confezionata, quindi un po' più a ridosso del Consiglio Comunale, ma quella, diciamo, è soltanto a quel punto una formalità importante, ma dopo tutto il lavoro che si è fatto, insomma, che non necessita di particolari passaggi ulteriori. Va bene? Scusa, Simone, sì, a ridosso del Consiglio Comunale che vorrebbe dire, ma i tempi quali sono quelli del Consiglio Comunale? Allora, noi si sarebbe ipotizzato, poi è chiaro che il presidente del Consiglio Comunale ne dovrà No, parlare un'ipotesi, certo. con i gruppi, si sarebbe ipotizzato i giorni a cavallo fra la fine del mese di febbraio e i primi di marzo. Tenete conto che ci sarà bisogno di più sedute, inevitabilmente, perché le osservazioni vanno votate una a una, come avete fatto qui in commissione. E poi quante sedute dipende da quante ore ogni seduta dura, no? Quindi questo lo stabilirete in conferenza dei capigruppo. Però l'idea è di partire il 28 febbraio. Questo è un pochino l'idea. E magari, come si è sempre fatto, diciamo, nella storia del comune, avere uno spazio di discussione generale, no, Riccardo? Dove ciascuno, come dire, fa considerazioni di carattere generale sul piano. E poi sulle osservazioni si procede, no, con le votazioni, come avete fatto qui in commissione, salvo naturalmente, no, la dichiarazione di voto su quelle osservazioni dove magari qualcuno vuole manifestare, no, un'opinione, un dissenso. Quindi questa è un po' l'idea, diciamo, dell'organizzazione dei lavori. Bene, se non ci sono osservazioni, chiudo la Ah, seduta. probabilmente lo stabilirete col presidente del Consiglio Comunale, ma in presenza, perché voi capite che votare 600, quante sono? Mi sbaglio sempre di numero, 42, 43, quelle che sono, osservazioni, insomma, in Consiglio Comunale online. Ora voi qui l'avete fatto, ma è più delicato il Consiglio, perché il Consiglio è l'espressione del voto che ha un'efficacia giuridica. Qui si esprime solo un parere, quindi cioè, se c'è Sì. qualcosa che non va, Volevo succede nulla. dire giusto, volevo dire una cosa, però, visto che si farà in presenza il Consiglio Comunale, cioè,
non so se è la sede giusta le bocchette, perché ci vorrà una scrivania dove appoggiare tutti i fogli, eccetera, perché altrimenti non se ne esce, cioè diventa un problema. Lo No, no, dico. vediamo di organizzarci. Vediamo di Cioè, organizzarci. No. con un tavolino, qualcosa. Ok. No, tra l'altro l'idea era di fare un po' come si fece in fase di adozione, cioè di avere anche una sala, vediamo quale, che se viene qualche persona a sentire, come dire, il piano, possa anche poter entrare, perché cittadini piuttosto che professionisti, no, possono volere vedere, no, il consiglio, insomma, è un consiglio comunale importante quello, quindi Appunto. l'idea di, insomma, mettere a disposizione un luogo come quello, non so se è quello, insomma, comunque con le caratteristiche di quello che abbiamo già utilizzato in serie di adozione, va bene? Ok, allora che abbiamo Bene, ok. terminato? Chiudo la commissione, abbiamo terminato, ci si sente nel gruppo.